tra poche settimane prenderà il via la 14ª edizione dell'Isola dei Famosi. La conduttrice romana, Alessia Marcuzzi, dal 24 gennaio 2019 tornerà al timone del reality Mediaset per guidare il percorso dei nuovi naufraghi pronti a sbarcare sull'arcipelago honduregno che si preannuncia già da ora ricco di insidie. Nel corso della prima puntata la Marcuzzi avrà il compito di svelare il vincitore di Saranno Isolani, che avrà il privilegio di diventare a tutti gli effetti un nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi. Il noto settimanale Spy ha svelato i nomi dei naufraghi pronti a sbarcare in Honduras. A sbarcare sull'isola incontaminata saranno Riccardo Fogli ex dei Pooh, Paolo Brosio giornalista, Marina La Rosa ex concorrente del Grande Fratello, Taylor mega modella ed influencer, Alvin da inviato a concorrente, Trump Sara Altobello sosia di Melania Trump, Luca Vismara ex concorrente di Amici. Mayer Nielsen figlio di Brigitte, avrebbe rifiutato l'ingaggio all'ultimo momento per il ruolo da inviato. Invece, in poll c'è Daniele Bossari ex vincitore del Grande Fratello VIP 2, a contendersi il posto con il conduttore di Chi ha paura del buio. Vi è Walter Nudo vincitore dell'Isola dei Famosi 1 e del Grande Fratello VIP 3. Isola dei Famosi, ruolo opinionista Alda De Usanio davanti a tutti. L'opinionista della nuova edizione dell'Isola dei Famosi dovrebbe invece essere Alda De Usanio, attualmente opinionista a CR4 La Repubblica delle Donne. Per il momento è tutto, non ci resta che tenervi informazioni sull'Isola dei Famosi 2019.